L'assessore Tamara Bizzotto verrà sostituita, viene sostituita da Claudio Mazzocco, che verrà nominato assessore alla sicurezza. Sfiduciata l'assessora Tamara Bizzotto dalla sindaca Elena Pavan, che ha così posto in essere il secondo rimpasto della sua giunta. A Mazzocco andrà anche delega al personale, sino ad ora ricoperta da Andrea Zonta, a cui viene affidata la protezione civile. Ad Andrea Viero affidati decoro e arredo urbano, mentre al consigliere Riccardo Torre andrà la delega al centro storico, un rimpasto in piena regola. Peccato che solo qualche giorno fa, sentite un po'. Rimpasto di giunta, si conferma la sostituzione dell'assessore alla sicurezza Tamara Bizzotto con Claudio Mazzocco? Ma queste sono delle voci, mi ha sorpreso anche vedere quell'articolo di giornale questa mattina. Quindi? Quindi non c'è nessuna sostituzione. Quindi resterà l'assessore Bizzotto, resta dov'è in giunta e continuerà a occuparsi di sicurezza. L'assessore Bizzotto è assessore a Bassano del Grappa. Eravamo il 28 ottobre scorso, sono passate esattamente 2 settimane. Eppure in quell'occasione la prima cittadina smentì quello che ormai tutti sapevano. Sì, perché l'arrivo, meglio il ritorno di Mazzocco, non era certo una novità. Eppure allora Pavan negò. E come sindaca non può certo dire che 15 giorni fa non sapesse nulla del rimpasto, ne sapeva e come, vista la motivazione del licenziamento della Bizzotto. L'aspetto principale che ha portato a questa decisione, che è una decisione che è stata maturata comunque nel tempo, è dipeso proprio da esigenze di efficienza della squadra, della giunta, e dall'attuazione anche dalla necessità di procedere in maniera spedita nell'attuazione delle linee programmatiche. Avete sentito? Una decisione maturata nel tempo. Tamara Bizzotto viene praticamente accusata di non aver saputo fare il suo lavoro. Piacerebbe capire nello specifico a cosa si riferisca la sindaca, perché è chiaro che più che altro a dare fastidio alla Pavan sia il fatto che la leghista Bizzotto non sia proprio allineata alla collega di partito che guida la città di Bassano. Nonostante i ben 522 voti ottenuti all'ultima tornata elettorale, che ha laureato l'ormai ex assessora di Bassano, la leghista più votata della città. Adesso licenziata, guarda caso, dalla sindaca leghista.